Allora, vediamo se anche la mattina presto, mentre la gente ancora sta leggiucchiando alla rassegna stampa, c'è qualcuno che, scusate, devo usare un tecnicismo in fascia protetta, rompe i coglioni al telefono o se riesco a fare due chiacchiere al volo con voi. Voglio parlarvi di una cosa che non vi interessa, almeno apparentemente. Questo si inquadra nel principio metodologico generale delle cose che non ti interessano fino a che non toccano a te. E in un altro secondo principio metodologico generale, le cose sono molto più complicate di come le fanno quelli dei partiti allo zero virgola. Allora, la cosa che spero non vi abbia mai interessato, perché è una cosa tragica, io ho avuto modo di conoscere qualche persona che l'ha subita e vorrei anche essere un potenziale candidato per un evento di questo tipo, è la scomparsa di una persona. Il fenomeno non è la scomparsa non nel senso la morte, io non uso, mi piace usare un italiano non troppo rudimentale. Però mi piace anche chiamare le cose con il loro nome, la morte è la morte, il cancro è il cancro, e in questo caso la scomparsa è che uno non si sa che fine ha fatto, va bene? E può succedere nei contesti più svariati, in un tranquillo contesto urbano o magari in un contesto di montagna, di escursione, cioè, comunque uno si allontana e non si sa dov'è. Ovviamente questo genera una situazione di enorme stress nella famiglia e non è un fenomeno banale. Ora, sui numeri vi darò poi magari evidenza nel blog se decidiamo di affrontare l'argomento, ma sappiate che il fenomeno è talmente rilevante che è stato addirittura nominato un commissario di governo che monitora la situazione. Numeri rilevanti, anche di minori, naturalmente. Questo problema ha tantissime sfaccettature sulle cause e sui rimedi. Io sono stato chiamato da un comitato di cittadini a concentrarmi su un punto. E il punto è questo, che vi spiego rapidamente. In un mondo in cui si fanno i fatti nostri, ho detto fatti, tecnicamente avrei dovuto dire un'altra cosa, i fatti nostri 24 ore su 24, in cui sanno tutto di noi, in cui non esiste di fatto la privacy ricomincia a esistere nel momento in cui scompari, nel senso che nel momento in cui scompari non possono essere usati i dati telefonici per localizzarti. O meglio, c'è un procedimento, questa è l'essenza, perdonerete qualche. Diciamo, i tecnici del settore perdoneranno qualche inesattezza, va bene? Poi leggeranno la proposta di legge che ho fatto e capiranno che sono alfabetizzato sul tema come su altri, però devo spiegare l'essenza, il nocciolo della questione. Il nocciolo della questione è che si può sapere, diciamo, qual è, dove, a quale cella sei agganciato, se è possibile rilevarlo, ma questo spesso si traduce in situazioni dove che consentono di affermare che tu sei all'interno di un'area magari montana, magari di 70 km quadrati o quello che è, per seconda della densità, perché poi ovviamente le celle sono determinate anche dall'orografia dei luoghi, quindi in alcuni casi sono più piccole, in altri più grandi. Immaginatevi anche solo fosse una quarantina di chilometri quadrati in montagna 5x8, 40. Andare a capire dove sei là dentro è impossibile. Questa è la localizzazione del telefono. I dati telefonici sono una cosa diversa perché consentono di tracciare il tuo percorso, cioè quali sono i messaggi che hai inviato, i WhatsApp, da quale cella vieni, se hai fatto delle chiamate. In questo modo si riesce a stabilire un itinerario. Quindi banalmente a capire su che strada sei, su che sentiero sei e ti si cerca magari in quella valle e non in una decina di altre valli e magari ti si trova.
magari non in tempo, però almeno esiste la possibilità di, come dire, indirizzare le ricerche, non fosse altro che, visto che stiamo tutti attenti a risparmiare i soldi perché ce lo chiede l'Europa, per non buttare soldi, di mezzi, eccetera, eccetera. Vabbè. Per non buttare soldi e non impiegare personale a vuoto. Alla fine, così è stata data questa cosa, è stata esposta con grande intelligenza e grande civiltà da un comitato, animato dal fratello di una persona scomparsa in circostanze simili, ma il caso mi era noto, perché la casistica mi era nota, perché già un altro mio amico aveva avuto un parente che così, insomma, era passato per questa trafila, e probabilmente anche molti di voi avranno avuto, spero, diciamo, non direttamente ma indirettamente, notizia di cose di questo tipo. Allora, giusto per così farvi capire come funziona quando un parlamentare riceve una segnalazione, no? Voi avete questa idea del parlamentare che, diciamo, riceve la segnalazione, solo quella, perché naturalmente per ognuno che segnala una cosa, l'unica cosa segnalata è la sua, ma lasciamo perdere, riceve quella segnalazione, si siede a un tavolo con un calamaio, una penna d'oca, aspetta l'ispirazione e poi verga con un inchiostro su una pergamena la legge con la L maiuscola che risolve il problema, un problema di cui lui ovviamente non sa niente. Dopodiché va in Parlamento, fa un bel discorso a petto in fuori, convince l'Assemblea e l'Assemblea vota entusiasta per la legge con la L maiuscola che risolve il problema con la P maiuscola. Non funziona ovviamente così. Allora, io che cosa ho fatto? Prima di tutto mi sono rivolto al mio pezzo di governo che immaginavo essere, diciamo così, deputato a analizzare questi problemi, e quindi al sottosegretario Molteni, che è una persona estremamente disponibile, attiva, pratica, e che fra l'altro anche in alcuni di questi casi, per esperienza, avevo visto che era intervenuto in modo determinante, quindi sapevo che era persona non solo disponibile ma anche competente. Poi, visto che c'era un problema di privacy, ho cercato di interpellare il garante per sapere come la pensasse. Poi, visto che c'è di mezzo l'intervento di un magistrato che deve comunque autorizzare queste ricerche, ho dovuto sentire, ho sentito il sottosegretario al Ministero della Giustizia e il capo Dipartimento Giustizia, responsabile giustizia della Lega, quindi Andrea Ostellari e Giulia Bongiorno. Poi è nato un testo che abbiamo fatto verificare ai vari legislativi e agli uffici anche del garante. Poi Nicola Molteni mi ha messo in contatto con il commissario straordinario per le persone scomparse, che quando si è sentita, diciamo così, interpellare da un parlamentare, diciamo, in un primo momento mi sembrava che l'atteggiamento fosse un po', eccone un altro che ha scoperto l'acqua calda, e ci sta, capisco perfettamente che, diciamo così, ogni tanto dal Parlamento emergono anche iniziative estemporanee, è inutile negarlo. Poi però invece si è dichiarata molto favorevole a questo tipo di intervento. La cosa mi ha fatto molto piacere e mi ha anche fornito tutta una serie di dati piuttosto impressionanti che magari poi condividerò con voi. Poi ho sentito una di queste associazioni nate, diciamo così, per sensibilizzare
ho condiviso con loro questo percorso, sono anche stati molto carini, hanno messo un post su Facebook per raccontare che li stavo aiutando, non era necessario, non lo faccio per la pubblicità, lo faccio perché è un problema vero, i problemi veri si prova a risolverli. Poi mi sono rivolto, ho fatto il testo, mandato al drafting, torna dal drafting dopo una quantità sterminata di tempo, perché alla Camera non so perché è così, in Senato sono un pochino più rapidi, ma banalmente forse perché sono di meno, anche se posso immaginare che ci sia pure una proporzione fra eletti e funzionari. Poi arrivato il testo, viene depositato in Commissione Giustizia perché, ripeto, non è un tema interni, ma è anche un tema giustizia perché le ricerche devono comunque essere autorizzate da un magistrato, questo è una garanzia per tutti. Poi sono andato con molto piacere perché è una collega gentile, disponibile, dalla capogruppo in Commissione Giustizia a chiedere che fosse portato all'attenzione dell'ufficio di presidenza di quella commissione questo testo che è per essere incardinato, cioè perché venisse in qualche modo discusso in commissione, e poi sto aspettando che nella coda di provvedimenti da incardinare in commissione giustizia venga finalmente messo all'ordine del giorno questo provvedimento qui. Ecco. Adesso andate su Twitter da quei coglioni che hanno la bacchetta magica e raccontategli questa storiella.